Ciao amici di YouTube, qui con voi è Shale Boom. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video, buona domenica a tutti. Oggi ritorna il campionato, si gioca Torino-Napoli e oggi ragazzi miei abbiamo tanti ospiti. Innanzitutto, Chef Franco 1-3, subito. Flavio di Canale 21. Ciao Ayu! Perché oggi facciamo anche dei collegamenti con Canale 21 e poi abbiamo Manuel e Sergio di Fotoema, quindi grandi ospiti. Forza Napoli! Forza Napoli sempre, Torino-Napoli. Aiuto. Oggi è fondamentale, dai. Oggi è fondamentale. Dai! Simpaticone Juric, molto facile, molto. Allora, prego, tutti Juric lo smetta così. No, oggi è difficile. Contro le squadre di Juric è sempre difficile giocare. Giocano con l'attacco a due. Mi fa paura Duman Zapata, che comunque è un ex. Ma vedo un Napoli concentrato. Bravo. Un Napoli che vuole ripartire. Oggi tre punti sono. Sì, è iniziata. Sono tre punti troppo importanti per la classifica, per il quarto posto, per una questione mentale, perché questo Napoli deve ritornare a vincere. Ci sto gioco, la bottiglia d'acqua, quando avevo tanta onda era la bottiglia d'acqua. Preparato una gabbia. Ma non pensavo di no! Grande Sergio, anche lui. Bravo Sergio. Segno Napoli e passi e botti là. Medica ci mangiamo a prezzo a prezzo. Oh, cazzo! Ma volimmi qua o no? Ma è possibile mai stiamo giocando male di nuovo? Ma io non lo so. Non lo so. Ma com'è possibile? Ma vado con Marco su Rackman, va. Vado con Marco. Sa mangiato gol, vado. Ma sa mangiato gol, dai! Come fa? Ma tira forte! Mannacci! Ma come ha fatto? Mannacci! Ma due segnala! Vai Coltino, vai! Tagliala! Tira! Mannaggia! Dai! Oh, non segniamo! Ammazzerà a bordo! Ma come si fa? Ma tira di sinistro! Che sai calciare! Lo tiri, chi è destra e sinistro, lo tiri! Palla che sbuca nella zona! Ma cioè, io non lo so, ma come cazzo stiamo giocando? Ma io non lo so! Ma sta difesa è merda! Ma purgo Torino per dire, ma è possibile mai? Ma io non lo so! Ma quando vi state? Cioè io non. Ma che sta usando qualche pallone? Ma è normale, ma è normale! Cioè io non lo so! Non lo so! Ma guarda qua! O facciamo girare chi? Ma raccomando, come cazzo si fa su pistola? Come si fa? Ma per piacere! Ma come cazzo si fa? Cioè, ma io non so. Mi stanno proprio tutto storto, vado là, va. Chi è che sta a casa? Ma chi è andato a casa? Io a chi? Cioè, ma è normale, chi sta su lì dall'aria? Ma Giovanni, Juan Jesus, proprio. Ma volimi pallone, no? Ma giochiamo la palla a te. Ma guarda chi si sta difendendo! Ma di gioco, va, di gioco si. Ma io non lo so! Ma sta mamma ha fatto di uscita pure Torino! Lascia la palla, lasciala! Che primo tempo penoso, ragazzi! Che prima abbiamo avuto due azioni non abbiamo segnato, ma due azioni di singoli. Ma perché non si fa gol? La Spadoro non ha da fa gol, là. È possibile, ma se a me è il pallone. Loro fanno gol e noi no. Loro fanno gol e noi no. Finisce il primo tempo 1-0 per il Torino, gol di Sanabria. Facciamo ridere, siamo inguardabili. Non abbiamo gioco, non abbiamo cazzimma, non facciamo un'azione, centrocampo non si con l'attacco, coppa fascia, non sappiamo. Inguardabili. Ragazzi, inizia il secondo tempo, prima di recuperare sta partita, dai Napoli! Dai Cavara, ma dai, ma che cos'è? Senza genio proprio! Tiriamo la senza palla! Senza voglia! Ragazzi, siamo fusi! Vai! Siamo fusi, porca troia! Non riusciamo a fare un cazzo! Ma non riusciamo a fare niente! Ma non c'è che la palla per la schiena, ma ci sono dei pochi...
i chef georgiani c'è una fila. Si calma, chef. Si calma, ma siamo tifosi. No. Va bene, va bene. No, siamo tifosi nei nati. Va bene, va bene. Che è espulsione? No, che okay. Ha chiamato il fallo per la VAR per l'espulsione. Il calcio alto di mazzo. No, signori, no. Non scherziamo, no, ragazzi. Vabbè, vabbè, voglio un mandrino del VAR fascista. La comitata non la vedono e qua chiamano il VAR. Subito, per... il VAR subito. Qua chiamano il VAR subito. No, 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 no. Questo è rosso. Cioè, ma è una cagna, lo giuro. Dai, non lo dare il rosso, giurazzo rosso. Non glielo dare. No, no. È rosso, è rosso. Non ci credo. Meno male. Non ci credo. Ma che sagra! Ma come si fa? Tu ma sei entrato! Ma come si fa? Ma io non lo so! Ma non lo so! Ma chi si subito votano russo? Ma zocchi! Grande esordio, eh! Ma che? Ma io non lo so! Voglio, ma chi sta tutto nero qua? Io non lo so! Cioè tu sei entrato! Pasquale. Ma poi paga un parto per me! Pasquale, dai! Tu, Pasquale, con questa gamba alta, Pasquale! Mamma mia, che disastro, mamma mia! Mamma mia, che disastro stiamo vivendo! Che disastro stiamo vivendo! Dinamite! Vai, 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 ma è normale! È normale! Ma è normale! Non la chiamo, lo giro. Scandaloso. Alla difesa del Napoli, poi no, un nuovo invece il centrocampo è ancora più facile da andare a trovare, però poi c'è la Se prima stavamo con le pezze al culo, pensiamo con lui in meno. Un disastro totale, un disastro totale. Lo fate calciare da lì, disastro totale. Disastro totale. Scandalo. C'è tutto, tutto contro. Qui, bello, con calma. La messa nell'angolino. Con la più calma del mondo. Voglio un risultato esatto, ma lo rompere i coglioni, non vuoi di più. Non ve lo dico più. Non vuoi di più. Voglio, è normale, ci sta, però è un'entrata che non si fa. Ma tu sei un giocatore Serie A. Ma sembrano i numeri. Guarda questo. Ma tu non hai lo stop, sai fare. Cioè, non lo sai fare. Non lo sai fare. Te ne viene il combri chi che non stanno qua! Sta qua, sta acciso! Non ti con la papà, dai! Ma allora, io alle tattoie e mi avessi già due scudetti, non mi sbaglio! Sì! Tu mo fra 33 anni, quando ti vinti lui, 33, 15, siccome a me, io già c'ho morto! A me lo devo vinti due, secondo scudetti! Che mi fa? Cioè, chi se non sta una volta, con una, cioè, un difensore che quando salti le mani con lui all'avversario e farlo sicuro, io non lo so, non lo so. Ma fatti 5 caffè, 5-6 caffè. Bravo, sto vogliono stare 3-0. Cioè, ma io se mi scorno, è una vergogna. Cioè, è una vergogna, 3-0. Su palla ferma. Ma è una vergogna. Ma io se fosse allenatore mi potessi fare la porta a tutti quanti. Voi facete pure attendere. L'anno prossimo a giugno vediamo di trovare un accordo. Voi venate io a Napoli. Voi venate io a Napoli. Vi se ne vergognate. Vi vado a stappare e facciamo sul topo. A stappare e scemo. Voi vi se ne vergognate. Guarda che si segna da fermo. Cioè, guarda quanti, voglio, ma io non lo so. Ma io, ma ci fa battizzare una volta. Ma è possibile mai? Guarda come salta con Gesù, guarda. Gesù veramente è zero. Zero. Per una volta, guarda, in questo caso quanto ha passivito sale. Fanno bene, fanno bene. Allora, pronunciate sotto la via da pigliare o perdono. Ma andate io a Napoli, non sapete giocare più. E non è normale che uno non sappia qua più. Non sapete fare un passaggio. Io non lo so. Ma da ricerca Baraschera sta partita dove stava? A Rostevi su Baraschera. Dove stava? Purtroppo sì, stanno... questo gol non lo subisco neanche io, ragazzi. Questo gol c'è, cioè, ragazzi. Cioè, ma io quando è saltato? Cioè, raga, oggi non è schifo. Non è saltato. Schifo è. Quando non è saltato. Marchiamo a zona, ma come che facciamo a marcarmi? Ma come marchiamo? Non saltiamo. È meglio che marchiamo a uomo, poi, cioè, a sto punto. Ma io non lo so, ma pure sui calci piazzati facciamo ridere, facciamo, capito, a livello di gioco, l'abbiamo ormai, abbiamo capito che facciamo ridere, ma pure sui calci piazzati non sappiamo marcare, non sappiamo fare colpe d'est,
che cazzo, non ci meritiamo né la Conference, né la Champions, né l'Europa League, niente in questo momento. Facciamo ridere. Siamo una squadra da metà classifica. Una squadra che l'anno scorso ha vinto il campionato. Siamo da metà classifica. Facciamo ridere. Facciamo con gli stessi giocatori. Facciamo ridere. No, anzi, non è dice metà classifica. Secondo me è ancora di meno. Ancora peggio. Stiamo giocando male. Ancora peggio. Male, male, male. Cioè, chissimo quando io credo quando Napoli ci ha vinto la partita. Non giochiamo male. Cioè, no, è tutto sbagliato, cioè ne abbiamo tornato veramente 20 anni indietro questo allenatore. Cioè tu i giocatori ti li devi coccolare, ma pure sto Mazzocco, tu prima da zì, c'ha da far capire. Tu hai giocato in Serie A. Mazzocco, mi raccomando, cioè tu hai pensato a che si può spruzzare la coscia, e il rosso ci sta. Parlamoci chiaro. Ma io, ma io, Juan Jesus è un panchinaro, noi non stiamo facendo, quattro, ma arrivato a questo punto, fai qua Osti Card, fai giocare Osti Card. Ma da che stato, no? Ma tu vale 25 milioni di euro, allora, tu vale 25 milioni. C'è una rivoluzione, a centro. È la rivoluzione che ci vuole. Hanno accattivato, ma non è che hai accattivato e poi dice, boh, basta, e ti vuole 7-8 quadro, 7-8 quadro, brava panchina, non può trasigare, Gaetano non è pronto. Se Bino non è cosa, insomma, non è cosa. Fascio non è cosa. Caius non è cosa. Se ne hanno io. Demma a centrocampo non è cosa. Se ne hanno io. Sa da cagnare, sa da cagnare. Hai cagnato l'allenatore, il direttore. E cambia anche il giocatore. Il giocatore a sto punto. Perché noi facciamo ridere. Perché facciamo ridere. La squadra campione d'Italia arriva nono, chiude nono, nono, nono posto il girone d'andata. Con Mazzarra ha messo 3 partite. Uno a Bono, solo con l'Atalanta. Cagliari e Braga, due che stanno tutti in Serie B. Ma che stiamo dicendo, voglio, ma che stiamo Napoli, ma che Napoli è? Ma che stiamo, voglio. Ma guarda qua, va, facciamo ridere, la difesa che fa ridere, il centrocampo non c'è, non segna i centrocampisti, non si inseriscono. Ma che cazzo stiamo combinando? Hai mandato a Spalletti, a Giù, ma anche il giocatore, rivoluziona di nuovo la squadra. Rivoluziona la squadra, sì. Perché facciamo ridere così. Rivoluziona, ma ne manna. Il mercato giornale se non ha catto coduto pure la pagina, perché Zerbin non so, si dice, non so giocare da Napoli, non fai qua più, camo trasco Codorino, non è cosa stiamo già una settimana, ci piglia Sama Zizia Dracusi, te buo piglia, piglia te, te le pigliamo e basta, i diritti di immagine, i diritti di immagine e basta, non c'è rompere le palle, facciamo ridere così, facciamo ridere tutto l'Italia, facciamo ridere, facciamo ridere tutto l'Italia. Pigliamo 3 palloni a Torino, ma tutto rispetto a Torino che è una signor squadra. E perché con Frosinone non ha mandato 4 palloni. Coppa Italia. O Monza ha pareggiato, non ha vinto una partita. Che schifo. Già, fischi questa partita. Finisce qui. Crollo del Napoli. Allora, che vogliamo parlare? Io non ho finito la partita, stiamo sempre raccontando, abbiamo già raccontato quello che succede, detto, già abbiamo detto tutto. Io non lo so questo mio Napoli, che ci è successo? Cioè, io non lo so. Io non dico che quello Torino sono più forte di Napoli, ma hanno meritato di vincere. Cioè, assolutamente. Voglio, io non so più, ma l'anno grosso non riusciamo a fare. Non cioè, l'ultima azione l'ha fatto Mario Sceglia. Non giochiamo con la Gazzimma, non facciamo la sovrapposizione. Non giochiamo con i giocatori sulla faccia. Ma visto come c'è fatto la difesa? Non c'è. La difesa fa assolutamente ridere e facciamo ridere tutta la squadra. Posso chiederti di una cosa? Ma su Zerischi che è brutto? Cioè, una volta che tu trazzi, ma è meglio che te lo mai. Cioè, tu fai i 20 minuti di gioco come tu, Politano. Ma si fa da sfastare, io ti vengo a Napoli. Politano, vattene in Arabia Saudita, non ci rompere il palo. Tu e Suzzilisci, ma la dai io. Oh, trazzi, Mazzocchi, bene, spurzi, è tutto surdo. Cioè, sta andando tutto male. È un disastro totale questo. Ma stiamo andando i numeri. Natai sotto i guadù, bradai, natai sotto i guadù, bradai a Napoli. Pure per i tifosi che sono andati là. Mettetevi, vada vergogna. Pure per sono 1200 km per arrivare a Torino. Ragazzi. Vergognatevi. Ragazzi, chi sei un scorn? Chi sei un scorn? Muovratai, mo serve una rivoluzione, muovratai. Muovratai perché siete giocatori di Serie fanno B. Fanno bene. Siete giocatori fanno di Serie bene, B. Fanno bene, vada mangiare. No, tutti, che le cagitto prima. I vari Zebin, Gaetana, tutto riesce, tutta Anzala di Pummarolo, tutta Anzala di Pummarolo che non possono entrare e giocare le partite in Serie A perché non sono pronti. La squadra campione d'Italia, pronti. Ma stiamo scherzando. Non sono pronti. Una pizza da mare, passate la cena tutte le domeniche così, tutte le domeniche, vergognatevi, vado a mettere scorn. Chi non può rimanere a Napoli, se ne dai a Napoli. Già da rompere un cazzo. Ma la dai io!
Non è normale! Poi vanno in due spoglie dove si fanno alzate! E noi cagamo noi e prendi i tifosi! Ma la dai a Napoli! Ci vediamo nel prossimo video. È sempre forza Napoli. Ciao, vai giù. Forza Napoli. Ciao.